Buia ragazzuoli, sono Shyster, bentornati su UplayZone e oggi sono qui come potete vedere con un gameplay di Chivalry Medieval Warfare. E come potete capire da questo video, sono finalmente tornato dalle mie vacanze. Oddio, finalmente è una parola grossa perché è stata una delle vacanze più belle della mia vita. Ho fatto un paio di settimane in Sardegna in una specie di scuola vela. E vabbè, comunque la vela era la cosa meno divertente, mettiamola così. E però adesso sono tornato con tanta voglia di fare video e con nuove idee, nuovi progetti. E a partire dal videogioco che state vedendo appunto in sottofondo, come ho già detto, Chivalry, che ho acquistato con i saldi su Steam. Tra l'altro il tipo 10 minuti dopo che l'ho comprato hanno dimezzato il prezzo, ma vabbè. Che è un gioco veramente fantastico a mio parere. È un... non saprei come definirlo. First person... non saprei dire, è comunque un gioco di guerra medievale in prima persona, un'idea molto innovativa. Non è un gioco nuovissimo, lo so, molti di voi lo conosceranno già, ha fatto anche abbastanza parlare di sé, ma era da un po' che volevo provarlo, l'ho provato solo adesso e mi sta piacendo molto, quindi preparatevi perché arriveranno dei live su questo gioco, anche insieme a Lock96 che l'ho acquistato a sua volta, quindi state pronti. Oltre a questo, ci tenevo anche a dirvi che ho acquistato GTA 4, sempre con i saldi su Steam, a 5€, e quindi preparatevi a dei live veramente svario sul multiplayer di GTA e perché no, magari anche un walkthrough un po' paxerello della storia, poi vedrò io cosa fare. E a proposito di questi saldi Steam, volevo dirvi di consigliarci qualche gioco da comprare, magari possibilmente che sia in saldo, se volete vederne qualche video, così da approfittare appunto di questa occasione dei saldi estivi per iniziare qualche nuova serie su qualche gioco magari anche un po' vecchiotto, ma che adesso diciamo è l'occasione giusta per ritrattare, dato che d'estate non escono giochi nuovi e quindi in attesa delle nuove uscite del prossimo autunno appunto potremmo iniziare qualche nuova miniserie, qualche walkthrough su questi giochi un po' vecchiotti ma sempre bellissimi. Detto ciò, questo video è un video appunto di aggiornamento per dirvi che sono tornato, sono sano e salvo, che riprenderò a fare video e che appunto ho in mente di fare una serie, miniserie, non so ancora bene quanto durerà, che tratterà di FPS free to play, ovvero vorrei scaricare più FPS free to play possibili per mostrarveli, fare una specie di mini recensione e appunto farveli conoscere spiegandovi i pro, i contro, le cose positive e negative di ogni gioco e magari poi alla fine di questa miniserie, perché no, fare una specie di top 10, una classifica, poi vedremo quanti saranno, in cui spiegherò secondo me qual è il migliore tra questi FPS free to play, qual è quello che merita di più di diciamo, essere giocato in questi tempi morti, sempre appunto in questi tempi morti estivi in cui ci sono veramente pochi giochi nuovi e quindi insomma uno si deve un po' arrangiare in attesa dei titoloni che usciranno poi a settembre, ottobre, novembre e così via. A proposito di questi titoloni, sicuramente preordinerò Battlefield 4, quindi state pronti perché su quel gioco veramente vedrete tanti tanti video, ma contemporaneamente non abbandonerò i video su League of Legends, vorrei continuare a farne e specialmente a settembre, quando comunque torneranno tutti i miei amici dalle vacanze, ci rimetteremo a giocare in gruppo. Vorrei iniziare una specie di point of view su League of Legends, una specie di commentary live delle partite che faccio insieme ai miei amici, anche se ovviamente io non sono forte assolutamente, però magari può servire a qualcuno più scarso di me, anche se è difficile, per migliorare. Un po' in stile Invader Xive, non so se qualcuno di voi lo conosce, se non lo conoscete andatelo a vedere se siete appassionati di League of Legends, perché è veramente un mostro e diciamo lui fa
video point of view con ogni personaggio su League of Legends. Quindi vorrei iniziare una cosa del genere. Bene, detto questo, penso di aver detto tutto. Spero siate felici che io sia tornato e sono un po', diciamo, non dico deluso, di vedere quanto sia aumentata l'inattività sul canale, ma è una cosa che comunque capisco, è una cosa anche normale perché estate, molta gente parte e quindi è normale che ci sia molta inattività. Spero solo che, insomma, una volta finite le vacanze, non rimanga così la situazione sul canale, ma che migliori un po', anche perché per premiare lo sforzo che ha fatto Loc in queste 2 settimane per rimpiazzare me, comunque si è caricato la responsabilità di tutto il canale. E quindi sarebbe bello, insomma, che con il vostro supporto ripagaste il suo impegno. Ecco, detto ciò, vi lascio con questa fantastica perla di saggezza. Ovviamente godetevi l'estate e ci si becca con i prossimi video su Shivari, ripeto, su GTA 4 insieme a Locke, su Shivari, non su GTA, poi vedremo magari anche su quello, e sulla incombente serie sugli FPS Free to Play che devo ancora decidere come chiamare, ma comunque vedrete a breve il primo episodio. Questo era tutto da Shyster per oggi, buia ragazzuoli, al prossimo video!